Napoli è una città antichissima, è antica quanto Gerico, Troia, Sparta, Cartagine. È una delle poche città del mondo antico che è sopravvissuta al mondo contemporaneo grazie anche al perdurare della sua cultura arcaica. A come arrivarono i primi coloni greci? I greci, oltre a portare la loro religione, abitudini, usanze e costumi, portarono anche la loro musica. La musica per i greci non era soltanto l'arte dei suoni, ma era l'arte delle nove muse, da cui prende il nome. Figlie che Apollo aveva concepito con la dea della memoria, Mnemosine o Mnemosine, per consacrare l'armonia universale. L'Italia e la Grecia sono accomunati dalla storia e Napoli e la Grecia in particolare, i nostri fratelli e le nostre sorelle della comunità ellenica sono parte integrante della nostra città. Quindi oggi qui c'è Napoli attraverso un presidio importante ma che rappresenta tutta la città. Quindi noi ci schieriamo, ho scritto una lettera al presidente dell'ANCI Fassino e a tutti i sindaci sperando che anche i miei colleghi si uniscano in questa battaglia per la libertà, la solidarietà e la fratellanza, uniti in questo momento difficile con il popolo greco. Siamo riconoscenti verso il sindaco di Napoli De Magistris perché lui in realtà sta promuovendo adesso un movimento di solidarietà dei sindaci e dei greci d'Italia per sostenere il popolo greco in questo momento. Con il sindaco De Magistris noi stiamo portando avanti diverse iniziative e abbiamo sempre riscontrato in lui e nell'amministrazione comunale una grande sensibilità e intanto da poco è stato deciso di recuperare la vecchia denominazione della Via dei Greci per salvaguardare la memoria storica della città. Siamo solidali con il popolo greco che rischia di essere strangolato da interessi finanziari e bancari. Non è questa l'Europa che ci piace l'Europa dei popoli e dei diritti, non l'Europa che sta a sentire ai capitali finanziari e ai grandi banchieri. Se il governo italiano riuscisse a dimostrare che noi siamo parte integrante del Sud Europa e del Mediterraneo e di fronte alle difficoltà non alziamo mura o respingiamo ma tendiamo mani, per la Grecia come per i popoli del Mediterraneo che stanno in difficoltà. Questa è l'Italia che ci piace e questa è la Napoli che vogliamo costruire.